Oggi vedremo alcuni semplici esercizi di ginnastica posturale. Cominciamo con i muscoli ischio-crurali, i flessori della nostra gamba. Sono muscoli che si accorciano facilmente. Pensiamo ad esempio quando per troppo tempo rimaniamo davanti al computer di casa nostra o del nostro ufficio. Con l'eccessivo accorciamento questi muscoli ci porteranno dei problemi a livello dell'estensione del ginocchio, della flessione della coscia o anche indirettamente problemi a livello sia del bacino che della zona lombare. Sono muscoli fondamentali per noi perché ci permettono di eseguire movimenti basilari come il camminare, il correre, ma anche più inusuali come ad esempio il passo di arrampicata. Allora, cominciamo con un primo esercizio. Non mi piegate, mi stendo, fletto. E ripeto. Molto simile, portando tutte e due le ginocchia al petto. Posso anche dondolare leggermente. Dopo questi due esercizi base possiamo fare esercizi che permettono sempre di lavorare su questi muscoli agendo però sull'intero arco del loro movimento. Un esempio di questo esercizio. Fletto, mi stendo, porto avanti. Oppure, gamba piegata, piede verso l'inguine, l'altra gamba distesa, mano a terra e l'altra piano piano scivola verso la punta del piede. Dopodiché anche l'altra può raggiungere il piede. Quarto esercizio, posizione quadrupedica, ginocchia e mani a terra. Portiamo un piede tra le due mani, facciamo in modo tale che il nostro petto aderisca alla coscia e distendiamo la gamba. L'ultimo esercizio che possiamo vedere è questo qui, ci mettiamo di lato, tutte e due le mani distese davanti a noi. Gambe piegate, la gamba che si trova sopra si distende, manteniamo la flessione dorsale del piede, quindi la punta del piede si sposta verso di noi. Cerchiamo di mantenere la posizione di questi esercizi per un minimo di 30 secondi arrivando all'incirca ad un minuto. Adesso vediamo alcuni esercizi che interessano la zona lombare, che è una zona che purtroppo colpisce numerose persone. Primo esercizio, posizione quadrupedica, anteroversione del bacino. Inspiriamo con il naso, buttiamo fuori con la bocca e curviamo la schiena contraendo l'addome. Possiamo portare anche il bacino verso i talloni, distendere le braccia avanti e la fronte verso il pavimento. Anche con le braccia incrociate sotto il capo. Ci possiamo anche mettere seduti, gambe incrociate, distendere le braccia in avanti e scivolare. O anche con un solo braccio, l'altro dietro disteso. E contemporaneamente possiamo ruotare. Vediamone un altro ancora, gambe piegate, braccia fuori distese, portiamo le ginocchia da un lato e dall'altro. Infine vediamo alcuni esercizi che riguardano la trazione della schiena. Questi esercizi li eseguiremo in maniera statica,
in modo tale che interesseranno a 360 gradi tutta la schiena. È importante ricordare che chiunque soffrisse di patologie acute o croniche è bene che venga seguito da un medico per fare questi esercizi. Gli esercizi di trazione per la schiena sono molto importanti perché possono avere più scopi. Possono servire ad esempio per aumentare quello spazio, quel gap che c'è tra una vertebra e l'altra, oppure diminuire la pressione tra i due corpi vertebrali, per allungare i nostri legamenti e la muscolatura spinale o per ridurre le curve spinali. Una posizione statica può essere questa: una gamba avanti, quella dietro distesa, quella avanti leggermente piegata, braccia distese, e cerchiamo di allungare le nostre braccia come se le nostre mani dovessero raggiungere qualcosa che è sopra di noi. Oppure, gambe leggermente piegate, poniamo le mani e spingiamo verso l'alto, sempre con le gambe in questa posizione, leggermente piegate. Possiamo fare questo: ritrazione delle spalle e portiamo fuori il petto. Oppure, simile da seduti, gambe incrociate, portiamo su, distendiamo. Possiamo piegare una gamba, aderire il nostro petto alla coscia e distendere l'altra. Oppure possiamo fare questo: posizione prona, quindi pancia a terra, il braccio dietro disteso in avanti, l'altro fuori, sempre disteso, la gamba dello stesso lato piegata. Anche in questo caso cercheremo di mantenere come minimo la posizione per 30 secondi, arrivando anche ad un minuto. Poi piano piano riusciremo a mantenere anche per più tempo questi esercizi. Per il momento è tutto, continuate a seguire la nostra pagina YouTube, la nostra pagina Instagram, iscrivetevi al canale e vi auguro buona giornata da Davide Di Giacomo.